Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Bene, prossimo avversario in casa, Roseto, squadra che in questo momento è ultima, all'ultimo posto in classifica, squadra che però nelle ultime settimane ha mostrato di essere in crescita e di avere ancora voglia e desiderio di giocarsi le proprie carte per raggiungere la salvezza. La squadra dipende molto dai due americani, dall'ultimo innesto Carlino, che gli ha dato grandissima solidità offensiva. Hanno risolto grazie a lui grossi problemi che avevano dal punto di vista offensivo, perché hanno trovato una prima punta affidabile. Adesso stanno un pochettino lavorando per trovare gli stessi equilibri sul reparto difensivo, dove subiscono molto, perché subiscono una media di 87 punti a partita. E per questo ci aspettiamo comunque una partita non scontata sia per questo desiderio di Roseto, che diciamo al di fuori dei due americani c'ha un gruppo di italiani che forse sono alla prima occasione vera di dimostrare qualche cosa, e tutti quanti cercano di dare il massimo per farsi notare, per fare una bella stagione, per fare un salto di qualità verso la loro carriera, quindi hanno delle motivazioni per fare bene. L'avversario chiaramente non possiamo sottrarci, è di tasso tecnico inferiore al nostro. Io credo che comunque il problema principale, il primo avversario che avremo domenica da sconfiggere, siamo noi stessi, prima che Roseto. E siamo alla quarta settimana di lavoro con tutti gli effettivi del roster che si allenano con regolarità, senza grossi problemi fisici. E la qualità degli allenamenti è cresciuta in modo pauroso rispetto alle prime partite. Non riusciamo ancora a mettere tutta questa qualità in campo, anzi ne riusciamo a mettere veramente poca. E se da un lato il lavoro della settimana ci dà fiducia che ne usciremo presto, dall'altro lato abbiamo questa desideria, questa piccola ansia di volerci riscattare, di voler riprendere il cammino che è stato interrotto da qualche partita a questa parte. E in settimana, come ho detto, l'abbiamo lavorato bene, abbiamo cercato anche di semplificare, di chiarire alcuni aspetti del nostro gioco, sia offensivo che difensivo, soprattutto le responsabilità dei singoli. Abbiamo visto che quando giocavamo con 7-8 giocatori più due cambi, riuscivamo a esprimere una pallacanestro più fluida rispetto a quella che esprimiamo da quando siamo tutti quanti. Quindi abbiamo pensato di fare anche un piccolo accorgimento sulle rotazioni e sui cambi. Cercheremo di iniziare la partita con 8 effettivi che ruotano, perché abbiamo visto che ancora non siamo abituati a concentrare grandi sforzi in pochi minuti e poi a stare qualche minuto in più seduti in panchina. E quindi facciamo un piccolo passo indietro da questo punto di vista, cercando di aiutarli a trovare di più il ritmo del gioco, e poi ci riserviamo, appena siamo pronti, continuando a lavorare come stiamo facendo, di inserire anche il nono e il decimo nelle rotazioni, arrivare a una rotazione a 10, che è fondamentale per una squadra che ha traguardi ambiziosi. Su questo avete anche individuato chi è meno pronto in questo momento a fare questo minutaggio, quindi... Allora, diciamo che non ci sono più pronti o meno pronti. Chiaramente guardiamo un po' la settimana di lavoro, guardiamo il momento di forma, perché a livello di condizione fisica in questo momento non siamo ancora tutti a pari, e guardiamo anche un po' chi ci serve nella singola partita rispetto alle qualità e alle caratteristiche degli avversari. Rispetto a quelle di Roseto, allora, sui due giocatori da lasciare fuori, sempre per cercare di dare più chiarezza, noi abbiamo pensato e già comunicato a loro già martedì quali erano le nostre idee. Non abbiamo ancora comunicato le decisioni definitive, ma non
è stato chiesto di tenerlo dentro lo spogliatoio perché, per un semplicissimo motivo, non vorremmo che poi si pensasse che i due che lasciamo fuori domenica siano i responsabili di questo momento, o i colpevoli di questo momento brutto che stiamo attraversando. E quindi abbiamo cercato di tenerli comunque coinvolti fino a domenica. Diciamo che ci sono dei candidati di massima che non posso dirvi, purtroppo, per questo motivo chi sono, ma non è ancora deciso. Lo decideremo tutto dopo l'allenamento di stasera e probabilmente dopo l'allenamento di domani mattina. Sì, tutto da perdere, niente da guadagnare, ma secondo me c'è anche, cioè ormai questa cosa qui passa anche in secondo piano. Io spero che siamo prima di tutto noi stufi di vedere in settimana, dal martedì al sabato, una Ferrari per poi andare alla gara della domenica con un ritmo. Questa è un po' la cosa che deve prevalere. Dico, non siamo ancora, ma non, in questo non c'è né negligenza né colpa, nel senso che abbiamo una squadra, a parte pochi, una squadra composta da giocatori abituati ad avere grandi minutaggi e a poter anche all'interno di grandi minutaggi sbagliare molto, e l'abitudine invece a concentrare e a produrre alta qualità in minuti di gioco più ridotti, chiaramente è difficile ed è una cosa che va metabolizzata un pochettino alla volta, che è il motivo per cui torniamo un po' a una rotazione da 8. Però d'altro canto siamo anche fiduciosi, perché, come dico, il fatto che lavoriamo così bene, abbiamo fatto gli allenamenti di martedì e l'allenamento di mercoledì ancora migliori della settimana precedente, che già ci sembravano stellari. Abbiamo tanta qualità sul campo in allenamento, si vede che siamo una squadra forte. Dobbiamo riuscire a mettere questa cosa qui anche la domenica, e dobbiamo, diciamo, sbloccarci anche in un certo senso, perché adesso è chiaro che 3 sconfitte su 4 comunque è un qualcosa che va digerito, metabolizzato e affrontato. Questo secondo me è il problema principale. È chiaro che Roseto viene qua con niente da perdere, ed è chiaro anche che ci aspettiamo tattica, ci aspettiamo un po' la solita squadra che viene leggera, libera di testa a giocare la partita, la solita squadra che magari comincia la partita con altissime percentuali, che riesce a mettere il naso avanti, che cerca di giocare sul nostro nervosismo, che dopo 3 sconfitte su 4 partite ci può essere, ci può stare, ed è chiaro che noi non possiamo però badare a questo, dobbiamo cominciare a badare al sodo e a noi stessi. Fare posto, non credo. Cos'è posto? Trieste è riuscita a perdere, l'abbiamo gufata un po' noi una settimana fa, forse. No, vabbè, ma adesso non lo so. In questo momento noi pensiamo poco a Trieste, a Montegranaro, piuttosto che a Iesi o Udine o Ravenna. In questo momento dobbiamo riprendere il nostro cammino. Io sono convinto che noi contro queste squadre qua ce la possiamo giocare, possiamo dire la nostra, possiamo anche spuntarle e batterli, soltanto che adesso è il momento di lavorare su di noi. Questo per noi, per certi versi, è il precampionato, perché questi sono dei problemi emersi adesso, perché il precampionato non abbiamo avuto i giocatori. Questa abitudine a giocare meno minuti è quello che avremmo dovuto fare nei tornei di settembre. Invece nei tornei di settembre avevamo 6-7 giocatori, li abbiamo utilizzati come loro erano abituati a giocare, pensavamo e pensavano pure loro stessi comunque di essere entrati in un altro meccanismo, in un altro sistema con grande facilità. Adesso ci siamo accorti che c'è un problema, che non è un problema, è un aspetto sul quale dobbiamo crescere e migliorare. E lo stiamo facendo. Il fatto che tutti quanti remino nella stessa direzione, che lavorino sodo, è quasi una garanzia che ne usciremo. Vorremmo che ciò accadesse già domenica, speriamo.
Non è mai interessato quali sono la Coppa Italia quest'anno? Ma diciamo che la Coppa Italia è una bella competizione, una competizione importante, dà la possibilità anche di acquisire fiducia, di vincere qualcosina e quindi di lavorare più sereno. Per altri versi è una competizione che toglie tanta energia e soprattutto cade in un momento della stagione dove ci sono gli ultimi carichi prima dei play-off. Ogni tanto può condizionare anche la preparazione fisica, tecnico-tattica dei play-off. Però è chiaro che se possiamo, ci fa piacere partecipare, ci fa piacere pensare di giocare per vincere un altro trofeo. Non l'escludiamo. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.